Buongiorno e bentrovati con le dirette di Milanao. Siamo già in collegamento con il nostro avvocato Cominotto. Buongiorno, avvocato. Buongiorno Sara, buongiorno a tutti voi. Parliamo un po' di mondo del lavoro e non solo. Cominciamo con la proposta di un orario più flessibile. Ecco, un orario che renda, che sia a misura, no, della nostra vita, della nostra socialità, ed è un tema molto discusso negli ultimi giorni, soprattutto di fronte a paesi europei che hanno già iniziato ad adottare una sorta di settimana corta, quindi anche con meno ore, meno giorni lavorativi. Ecco, l'orario flessibile. Qui si legge fa bene alla salute. È così? Ma questo è quello che dicono tutte le maggiori indagini. Poi devo dire la verità, purtroppo i paesi, soprattutto del nord Europa, sono molto più avanti di noi in questo senso, perché il problema vero del nostro orario flessibile è che noi ci continuiamo a domandare se con l'orario flessibile debbano banalmente diminuire anche i soldi che poi verranno pagati al dipendente. Questo, voglio dire, è un tema assolutamente enorme, perché io dico sempre che di per se stesso l'orario flessibile è una cosa bellissima per chiunque, no? Tutti abbiamo bisogno di orario flessibile e ci lascia molta libertà, però io ci vedo due problemi fondamentali. Uno è lo stipendio e il secondo è il diritto alla disconnessione, cioè se orario flessibile vuol dire che il mio capo mi deve chiamare fino a mezzanotte, però capisci che io posso anche iniziare anziché alle 9, posso iniziare alle 10, ma se poi mi continuano a chiamare fino a mezzanotte, insomma l'orario flessibile è contro i miei interessi di lavoratore, ecco, questo per esempio è un tema. Ecco, quindi tutto deve essere comunque normato. Diciamo che un po' la preoccupazione è questa, come in alcuni posti di lavoro dove ad esempio non esiste la timbratura, no? E quindi quando si fa quel meno di pausa e quel più di lavoro è difficile poi da provare. L'abbiamo visto anche con lo smart working, molti hanno la comodità di non doversi muovere da casa, però al tempo stesso magari dedicano più ore per assurdo al lavoro di quelle che dovrebbero e non hanno alcun tipo di riconoscimento di fatto. Sì, ma infatti guarda, parlando dello smart working l'abbiamo sperimentato tutti, no? È una misura che apparentemente sicuramente è molto positiva, però il rischio qual è? Che tu hai stati come la Francia che già da tanti anni hanno emanato una legge sul diritto alla disconnessione, posto che poi devo dire, parlando con avvocati francesi, mi dicono che anche lì le sanzioni non è che vengano applicate con una certa facilità alle aziende, no? Che non rispettano il diritto alla disconnessione, però quantomeno diciamo c'è una legge molto chiara e molto forte. Poi ci sono altre nazioni come l'Italia dove certo tu devi rispettare gli orari di lavoro, ma il diritto alla disconnessione non è un qualche cosa di così, diciamo, stratificato e stabilito. E questo continua a dire da luogo al fatto che non è un'ipotesi assurda, cioè purtroppo è la maggioranza dei casi, poi ti trovi veramente a lavorare a qualsiasi ora del giorno. Cioè, chiunque noi conosciamo persone che fa smart working, spesso e volentieri ti dicono che lavorano sempre. Questo è un grosso limite. Poi dico l'ultima cosa: se tu guardi in Giappone, ci sono persone anche che sono addirittura hanno avuto dei problemi di salute molto seri, perché poi lavorando senza orari, poi naturalmente ne risente molto anche la salute. Ecco, abbiamo qui davanti un articolo, tra l'altro di Filippo Poletti, che è stato anche nei nostri studi, che spiega come una ricerca, dell'American Journal of Public Health dice che l'orario flessibile fa bene alla salute dei lavoratori perché riduce il rischio di malattie del cuore da 5 a 10 anni, poi è stato progettato per cambiare la cultura del lavoro con l'intento appunto di migliorare la salute dei lavoratori. I cambiamenti dell'orario di lavoro possono migliorare la salute dei dipendenti e dovrebbero essere attuati in modo più ampio. Quindi un orario molto diverso rispetto al tradizionale 9-17 o 8-17 come nel nostro caso perché abbiamo la pausa, che riduce di fatto i problemi cardiovascolari. Però abbiamo detto serve una regola, no? In che modo possiamo noi proporre magari un cambiamento di orario o una redistribuzione di orario di questo tipo tutelandoci, secondo lei? Ma guarda, io il grosso limite che vedo in quell'articolo, che sicuramente ha il pregio di mettere in evidenza un aspetto che è obiettivamente molto interessante e che parla di malattie cardiovascolari. Quando si parla di lavoro, spesso in particolare in Italia, e io lo dico appunto avendo, diciamo, lavorando molto con l'estero,
c'è una scarsissima, scarsissima attenzione a tutti quelli che sono i problemi mentali. E quindi diciamo che il lavoratore molto tutelato nel momento in cui ha un problema fisico è molto meno tutelato nel momento in cui ha un problema mentale. E devo dire, purtroppo, l'esperienza del Covid e anche successiva ci dice che oggi forse i problemi mentali paradossalmente sono quelli più ricorrenti. E attenzione, quando io parlo di problema mentale, non è che parlo di un problema esagerato, cioè della situazione in cui una persona si trova completamente fuori di testa, lo dico in questi termini, sto parlando di persone che sono obiettivamente in difficoltà, perché uno stato d'ansia, uno stato comunque di qualunque tipo di difficoltà è uno stato di malattia. E questo è un qualche cosa che in Italia purtroppo ancora oggi non è riconosciuto, e non è riconosciuto in maniera sufficiente. Allora, secondo me, quello che bisognerebbe fare è arrivare a tutelare anche il lavoratore in tutte queste ipotesi di disagio psicologico, perché oggi se un lavoratore sta male fisicamente può stare a casa, lo può stare a casa anche se ha un problema di tipo psicologico, però è visto in maniera differente e viene affrontato obiettivamente in maniera differente. Quindi tutti questi temi, secondo me, sono veramente poco trattati, e poi ci vorrebbe una legge sulla disconnessione e ci vorrebbe appunto delle sanzioni per i datori di lavoro nel momento in cui, continuo a dire, prolunghino le ore oltre misura. Perché oggi come oggi, che cosa succede? Che se un datore di lavoro prolunga le ore oltre misura, è tenuto a pagare sostanzialmente gli orari di Certo. straordinario. Mi Ma non c'è scusi, il concetto. avvocato, mi perdoni, abbiamo una chiamata da casa. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono Alberto. Vorrei chiedere all'avvocato cosa ne pensa del nuovo trattato internazionale dell'OMS criminale che vuole ratificare lo Stato italiano a maggio 2024. Cosa ne pensi? Come non ne parla nessuno? Che ha maggioranza semplice, cioè che gli Stati non dovranno discuterne in Parlamento. Ma verrà applicata se non viene, come si dice, non, ve, non, ve, non, verrà una, non, se non ci sarà un'opposizione da parte degli stati. E l'Italia non ha questa intenzione, cioè vuole vendere gli italiani a un'associazione di criminali finanziata da Bill Gates. Grazie. Avvocato. Ma io purtroppo non la so questa cosa, devo dire la verità, lo dico in maniera molto, molto sincera. Alberto, devo dire, ci dà sempre queste idee che, delle quali io obiettivamente non sono a conoscenza, quindi non essendo una conoscenza non ho un punto di vista. D'altra parte, l'ha detto anche lui, non se ne parla e io non ne sono a conoscenza. Ha detto proprio in maniera molto onesta e molto sincera, non devo per forza sapere tutto, ecco. No, tra l'altro sto cercando di trovare qualcosa che possa far riferimento, però l'ultima notizia è di 3 settimane fa e non, comunque non parla, insomma, di questo argomento, per cui non so neanche io in che modo contribuire. Alberto, perdonami. Grazie, ma Comunque, io no, davvero non saprei come contribuire a questa cosa. Noi stavamo parlando intanto di lavoro. Allora, mondo del lavoro, abbiamo detto c'è una componente di stress, dobbiamo considerare anche che di norma, stavamo dicendo uno straordinario che va, poi dipende insomma dal contratto, però 15-30 minuti in su, il datore di lavoro è tenuto a pagarlo. Assolutamente sì, anche se devo dire il discorso degli straordinari è molto delicato, perché oggi come oggi l'impostazione dei tribunali è quello che è un'impostazione molto rigorosa, quindi il lavoratore dovrebbe riuscire a provare giorno per giorno gli orari in più che avrebbe effettuato, il che ovviamente fa sì che sia una prova diabolica, molto molto difficile. E quindi ecco, diciamo che gli straordinari sono già difficilmente provabili nel lavoro tradizionale. Nello smart working è paradossale, ma diventa ancora più difficile, perché non avendo degli orari precisi di inizio e di fine, spesso, perché poi dipende dall'accordo di smart working, no? Perché lo smart working è regolato dall'accordo di smart working, che è l'accordo che si fa tra aziende e lavoratore. Quindi diventa obiettivamente ancora più complicato. Quindi, insomma, in definitiva noi andiamo
verso un mondo del lavoro in cui lo straordinario è paradossale, ma non esisterà più o rischia di non esistere più. Cioè tu stabilirai una cifra che dovrai pagare il lavoratore, dopodiché che lui lavorerà tanto o che lavorerà poco, prenderà più o meno sempre la stessa cifra, a parte eventuali premi che riuscirà ad ottenere. Mi rendo conto che questo non soddisferà chi ci ascolta, però questo di fatto è il trend obiettivamente. Lei potrebbe ritenersi soddisfatto di una misura come questa? Ma io guarda, io non mi ritengo soddisfatto del fatto, e l'ho detto mille volte, che purtroppo gli stipendi in Italia, ed è un dialogo aperto, sono troppo bassi di questo, perché io credo che al lavoratore, e lo dico sinceramente, essere pagato con gli straordinari o essere in stipendio non gliene frega niente nel momento in cui lo stipendio è buono e nel momento in cui naturalmente uno non è Certo. sfruttato, non lavora Abbiamo un'altra domanda, oltre. vediamo un po'. Pronto? Sì, buongiorno, sono Andrea. Buongiorno Io Andrea, ci dica. chiamavo in merito alla notizia che vi ha dato Alberto prima, siccome Sì. anch'io mi sono informato su quello. Se volete, si trova tranquillamente, basta digitare Sì. l'avvocato Renate Holzheiser, che è un avvocato molto importante del Trentino, mi sembra. Mi può ripetere il Quindi nome, mi scusi, avvocato? Renate Holzheiser si scrive. E lei ha già vinto parecchie Ah, ok. cause in tribunale, quindi se la cercate potete informarvi. Solo questo Grazie. volevo dirti. Salve. A Grazie, lei. grazie. Ecco, quindi, avvocato, una persona ci è venuta, diciamo, in soccorso per quanto riguarda la notizia di cui non sapevamo nulla, segnalata dal nostro telespettatore Alberto. L'avvocata Renate Olsainen se ne sarebbe occupata e quindi potremmo informarci poi lì. Ecco. Magari la prossima volta, ecco, le giro l'articolo così almeno anche lei può informarsi insieme a me perché anche io appunto non ne ero a conoscenza. Comunque, stavamo parlando, intanto ringrazio anche Andrea che ci ha chiamato per darci questa indicazione. Su come muoverci. Ecco, stava dicendo, un lavoratore ben pagato, che sia ben pagato perché ha gli straordinari pagati bene o perché ha un ottimo stipendio, diceva lei, fa la Mi differenza? scusi. Ma guarda, allora non è una cosa che mi sono inventato io, nel senso che gli straordinari possono anche essere forfettizzati, banalmente, no? Quindi io continuo a dire, se questo è il trend, indipendentemente che sia giusto o meno, e se il trend è quello appunto di questo smart working o comunque di un lavoro fluido, chiamiamolo così, è chiaro che in un trend di questo genere gli straordinari avranno sempre meno senso. È chiaro però che in questo momento c'è un problema reddituale evidente, evidente, perché c'è un'inflazione molto alta, perché soprattutto il costo della vita nelle città è molto elevato, tanto è vero che sappiamo benissimo che stiamo parlando anche della possibilità di cambiare gli stipendi in base al luogo in cui si vive. Allora io credo che in questo contesto noi dovremmo veramente fare un ragionamento un pochettino più ampio, dovremmo fare un ragionamento sulla sostenibilità della vita delle persone rispetto al lavoro, questo è il punto. Cioè, quindi tu non puoi avere dei contratti collettivi come alcuni tipi di contratti collettivi, parlo per esempio della sicurezza civile, faccio un esempio, che ha dei minimi che spesso non danno la possibilità al lavoratore di sopravvivere se non facendo due lavori. Allora credo che il tema sia soprattutto quello, e lì secondo me bisogna obiettivamente intervenire. E in questo senso io credo che il dibattito sui minimi salariali dovrebbe essere tenuto obiettivamente più in considerazione. Secondo me non è tenuto in considerazione correttamente, perché su quello, secondo me, un ragionamento in più andrebbe fatto. Perché dico l'ultima cosa: quando tu hai dei gruppi di cittadini o dei gruppi di persone che ti continuano a dire che tu hai un problema a livello sociale dovuto agli stipendi che sono troppo bassi, non puoi non affrontare quel tema. Ecco, questo secondo me è un pochettino l'argomento vero e la mancanza in questo momento che noi abbiamo.